Stese sul monticello con un sentimento di sconsolata miseria. Il bel paesaggio, lo stellato, la mia isola mi apparivano d'un tratto amari, scostati, perfino schifosi, perché non avevano pensiero in quella stanzetta della casa dei bambini. Là, ogni notte, avevano dormito i tuoi occhi neri di regina, che sapevano dire l'adorazione e l'onore di essere mia parente. Per questa puntata di Spettacolare, sempre per la rassegna Le Direzioni del Racconto, abbiamo il piacere di ospitare, anzi di essere ospitati da Yaya Forte. Piacere mio di ospitarvi. Perfetto. Abbiamo ascoltato un recital molto bello dal libro di Elsa Morante, L'isola di Arturo. Un'isola che evoca solitudine, isolamento rispetto al mondo, quasi una sorta di posto per trovarsi al sicuro da tutti i pericoli. Più che altro è un luogo incantato, che è il luogo che in tutti noi è un luogo, diventa un luogo dell'anima, è il luogo dell'adolescenza, dell'infanzia. Sono quei luoghi mitici che sono come appunto come la nostra infanzia. Anche tu hai un luogo del genere? Me stessa. Me stessa è la mia infanzia, da cui nonostante la veneranda età difficilmente mi stacco. Ma devo dire che la Puglia è uno di quei luoghi che per me sono così mitologici, talmente bella la luce e tutto, che ho con la Puglia un legame particolare. Tantissime esperienze cinematografiche, teatrali, cos'è che hai amato di più? Tutto, ho avuto una fortuna incredibile, devo dire, nella mia carriera. Ho incontrato registi come Martone, Sorrentino, Ronconi, Cecchi, per cui sono stata una veramente fortunata, e dire che ho amato di più mi è difficile. Li ho amati in blocco perché mi hanno insegnato tante cose in forme diverse. Ma il teatro per un'attrice rimane sempre l'amore più forte, perché c'è il contatto col pubblico, oppure il cinema dà la possibilità di esprimersi in maniera diversa? Cito Marlon Brando, che diceva: il teatro è degli attori, il cinema dei registi e la televisione delle merde. Cito Marlon Brando, quindi mi tolgo. Io faccio anche televisione, ora sono in onda con Squadra Antimafia, e trovo che in realtà lì dove ci sono persone interessanti, personaggi interessanti, registi interessanti, c'è la nostra, è una professione, per cui se si applica onestamente, se si fa il proprio lavoro con onestà, io preferisco il teatro sempre, perché è il luogo degli attori, e su questo sono d'accordo con Marlon Brando, però poi mi diverto anche a fare le altre cose. Parliamo degli inizi, com'è nata la passione per la recitazione? In realtà io ho iniziato come ballerina, e poi dopo facevo teatro con un gruppo sperimentale che usava molto il corpo, ho iniziato a usare la parola e a desiderare di fare l'attrice. Ecco, poi Grandi Magazzini, cosa ha significato? E il primo film che ho fatto ero proprio al Centro Sperimentale, la Scuola Nazionale di Cinema, vennero a fare i provini là e mi presero. Era il primo film in assoluto che ho fatto, e quindi è stata un'esperienza divertente, anche facevo la scuola, anche particolare. Hai capito che devi tua madre che ti viene bordone, non ti permetto di parlare di mia madre, io capito? Non finiscila, io mi ammazzo, finiscila. Un momento, vengo, perché tua madre sai che cos'è, è una gran ruffiana. Buongiorno, consegna Grandi Magazzini. Tu sì, di regola per la ricevuta. Stronzo. Buongiorno signora. Sì, io sarò anche stronzo. Signori, ma tu lo sai più di me, perché sei degna figlia di tua madre. Scusate se disturbo la vostra intimità. Sì, avete ragione tutte e due, ma perché? Io avrei bisogno, sì, che lei potesse... Prove, prove. Mi metto una firma qui, per cortesia. Perché io le ho recapitato il pacco, e la firma è la conferma della venuta consegna al vigilio del pacco stesso. Ma è una grande socco. Sì, sì, una piccola firma, è una formalità. No! Non se la prenda così. L'ha sentito che cosa ha detto di mia madre su quella povera santa? Non ho fatto mente locale. No, lei l'ha sentito molto bene, deve venire pure a testimoniare. Ah, sì? E allora sai cosa ti faccio io? Lo sai cosa ti faccio? Firma la ricevuta. No, io ti spacco la testa. Ma chi la spacchi la testa? Chi?
prima bisogna firmare la ricevuta. Che c'è qui dentro? Che c'è? Il casco da permanente è obbligatorio. Ah, pure la permanente, così butti i soldi che guadagno. No, quello l'ho comprato io coi soldi miei. Lo sai dove li prende i soldi, lo sai? Hai ereditato? Ma che ereditato? Faccio la segretaria di un avvocato. Sì, la segretaria particolare, molto particolare. Particolare, sì. Per mantenere un cornuto con matte? Come me, dammi no, qua! No, bisogna firmare la ricevuta! Sì, te la firmo la ricevuta, tieni! Grazie! Eccoti il casco, tieni! Signori, arrivederci, eh! Pacca tu! Sino fatenda! Hai quanto te! Se si rompesse! Bagascia! C'è la garanzia! Anche grandi emozioni, poi sono film che rimangono tuttora dei cult. Sì. E poi è la grande bellezza. Diciamolo ragazzi, una volta si sogna sempre nella vita di tutti gli attori, di tutti quelli che fanno il nostro lavoro, c'è il sogno recondito oppure ci stanno gli sfottò quando prenderai l'Oscar. Io l'ho preso, ho fatto un film che ha preso l'Oscar, quindi sono stata anch'io in qualche maniera premiata con l'Oscar ed è un sogno che sembra impossibile, invece come insegna la mia esperienza i sogni possono realizzarsi. Quali altri progetti hai nel futuro? Dunque, ora riprendo uno spettacolo di Sorrentino in cui faccio un cantante pazzo maschio, una delle stramberie appunto di Sorrentino, dove sono da sola in scena, e poi farò con Martone La morte di Danton, e poi con la regia di Cristina Comencini ed Ennio Fantastichini, con cui condivido anche Squadra Antimafia, in questo caso faremo marito e moglie, una commedia brillante, molto divertente, con cui spero di venire a Bari. Grandi nomi, grandi successi. Speriamo, Dio, mi fa fare le corna, perché sono sempre napoletana, però speriamo bene. Ti ringrazio, gentilissima. Grazie a voi e buona tutto. Grazie. Mio padre ricomparve dopo Natale. Quando Carmine e Arturo arrivavano poco più di un mese. Stavolta egli era sbarcato sull'isola con un amore così tenero da disinteressarsi non solo di Carmine, ma di chiunque altro. Più tardi ho dovuto ripensare molto a queste cose, ma in quei primi mesi del fatale anno essi mi si facevano dimenticare subito. Ormai il male che mi aveva assalito da qualche tempo era lui e gli si poteva dare solo un nome. Gelosia. Mio fratello, che tutti i giorni parla così brutto, al passare delle settimane andava rivelandosi invece bello, più bello di niente. La mia vita più intollerabile poi era che non si dava dei baci. Troppi baci. Così quando uscivo mi pareva che tutti in terra non facessero che baciarsi. E mi venne una tale nostalgia di provare questo sapore che non ogni giorno non pensavo ad altro. Baciavo il tronco degli alberi, l'acqua che affiorava dal mare, i gatti che incontravo per la strada. Mi pareva che non si potesse mai conoscere la vera felicità dei baci se erano mancati quelli della madre. E allora mi fingevo nella mente la scena di una madre che baciava un figlio che aveva. Ma la madre, pur senza che io lo volessi, somigliava a Nunziatella. Quando poi nella realtà la vedevo baciare il fratellastro, costui mi pareva un truzzo e lei una traditrice. E alla vista di quei baci indovinava un sapore pieno di delizia.